quella col cordone. Questa alla fine, insomma, magari ci hanno aiutato loro con qualche svarione, però che cosa c'è stato, soprattutto all'inizio. Volevo Sì, dire, certo. sarebbe un buon allenatore se riuscisse a francarsi da sta cosa che gli dicono di non far giocare Scappini. Ah, guarda, c'è un altro. Ecco. C'è un Ma gli gesto. dicono, non è che gli Marco. dicono. No, l'ho sentito Cioè, glielo no, diciamo ma un po' mica lo dico. tutti. Io sono arrivato a cercare di, così, È una mia supposizione. passandomene magari più volte, l'ho chiamato Ambra, non a caso cercando di suscitare un po' l'interesse, magari anche suo, perché rispondesse, perché dicesse dicendo qualcosa di credibile, il motivo per cui non fa giocare Scappini o perlomeno lo sottopone a questi ingressi in campo negli ultimi minuti prettamente tecnici per perdere tempo, fare il cambio, eccetera. Anche in situazioni in cui Scappini poteva Domenica può giocare darsi che gioca, può darsi tranquillamente. che gioca. Magari, beh, certo, poi magari Allora, io ti lo speriamo in molti questo, ecco. leggerei a questo La punto mail di l'email di Marco. Marco Appunto, anche lui si chiede come mai non venga mai utilizzato Scappini e si chiede come vengano giustificate tatticamente le sostituzioni Morello Rigoni e Burrai Piccioni. Questa è la rivolta a te, Gigi. è una rivolta a te, ma visto che stai facendo il monologo, Allora, adesso infatti, è farei meglio. parlare anche gli altri ospiti. Meglio. Beh, allora, forse visto come è cominciata la trasmissione, direi che potrei essere un po' il bastion contrario stasera. Nel senso che Qui comunque ognuno dice una quello che squadra, gli va. no, ma lo so, insomma, però una squadra che vince 3-0, la Ternana che vince 3-0, non è poi così usuale. Ora qualcuno giustamente diceva, ah sì, ma due gol l'hai fatti negli ultimi minuti, è vero, l'hai fatti sempre in inferiorità numerica, che non è comunque da tutte le squadre riuscirci, e anche questo è un altro aspetto. A Lanciano, nel girone di andata, mi sembra di ricordare che perdemmo negli ultimi minuti. Cioè, Recupero. ecco, di conseguenza direi che di valorizzare per il giusto questa vittoria, diceva Gigi, è una vittoria questa determinante, come d'altra parte però Baldassarre ci ha abituato a vincere, almeno questa è la mia opinione, nel momento giusto. Cinque le vittorie liberate, sempre arrivate nei momenti, no, in cui la vittoria comunque serviva. Per quanto riguarda l'aspetto difensivo, giustamente si faceva notare che la difesa è stata registrata, la difesa è una delle quattro migliori del campionato, è diventata. E anche questo è un aspetto su cui secondo me meditare, anche perché non è scontatissimo, considerando che se uno va a rileggere i tabellini delle ultime partite, non ha mai giocato lo stesso reparto, gli stessi giocatori, no? Basta vedere Didio squalificato, rientra Sartor, domenica prossima ugualmente ci sarà. Poi No, mancava del grosso. mancava, a Perugia Cardona era stato rispostato, no? Centravanti. Di conseguenza significa che comunque ha trovato una sua dimensione in difesa, benissimo, però anche a centrocampo, ragazzi miei, Pavini e Di Deo, senza strafare quest'ultimo, perché può giocare sicuramente ad alti livelli, insomma, riescono a essere, no, una spanna sopra a tutti i centrocampisti, insomma, almeno nelle ultime partite affrontate, quelle in cui comunque i risultati danno ragione a questa Ternana. Sul discorso Perna, anche in questo caso, stiamo parlando del capocannoniere della Ternana, 7 gol, anche qui i numeri possono, no, nelle partite giocate, quasi un gol ogni due partite. La domanda, perché non gioca Scappini, comunque ricordo sempre per onestà intellettuale, l'avremmo dovuta fare anche a Giorgini, perché Che la comunque, facevamo? esatto, no, no, nel senso perché Saranno 5-6 comunque mesi che la facciamo eventualmente, sta esatto, domanda. eventualmente questa querelle, chiamiamola così, è cominciata prima che arrivasse Baldassarre, e questo. Infatti la cosa, se io sono uno dei più cattivi in questo senso, Ti è per me un conosco. aggravante questa. Io, scusate, mi permetto di sentire in parte, nel senso che parlando di calcio e quindi strettamente di aspetti legati all'opinione, cioè che quanto poi di altrettanto bello come il gioco il calcio sa regalarci, mi viene in mente adesso il nodo Cassano per ciò che riguarda la nazionale. Io mercoledì ho avuto il piacere di essere a Coverciano e un dirigente della federazione mi faceva notare una cosa: tutta l'Italia invoca Cassano. Perfetto. Io no.
Ok, però... comunque giornalisti, sì, sì, no, mass media, eccetera, eccetera, Lippi, nella sua convinzione, non lo ha convocato. Il risultato fino a questo momento gli ha dato ragione. Beh, l'Italia, scusate, l'Italia è andata lì. Oh. Allora, questo mi facevano notare, ha determinato due aspetti. Ah, il fatto che l'allenatore c'è, esiste, e che soprattutto si assume delle responsabilità. Fatto, credetemi, comunque spesso non usuale, insomma. Quindi io apprezzo comunque il coraggio e le scelte dell'allenatore, perché se l'allenatore... Scelte sue, sì. Io credo che siano scelte sue, nel senso, ho visto, non è questione, non è questione di essere, non è questione di essere forti o scarsi. La storia, secondo me, è legata a coloro i quali ci mettono la faccia e la propria professionalità, e spesso, a dispetto di scelte tecnicamente impopolari o, se volete, magari non tenute in considerazione. Benissimo. Scelte tecnicamente, allora, impopolari, fermati un attimo lì. Però aggiungo... impopolari. Certo. Allora, se qualcuno spiegasse, sì, dei tecnici che ci, sì, sono stati, tecnicamente la scelta, infatti, anche se impopolare, allora sarebbe, io sarei uno dei più grandi estimatori, ma siccome questo non accade... Ma io... Cioè, non esiste una spiegazione data pubblicamente, allora, che poi è normalissimo, no? Tu puoi dire non mi piace come gioca, non si prepara bene, cioè, ci sono delle scelte, se fa una scelta, gruppo, punto su un gruppo diverso, punto... ma è questo, ma perdonatemi, che manca. Perdonatemi, ma noi ci troviamo di fronte ad una situazione che secondo me rischia di diventare surreale, all'indomani di una prestazione che ha regalato tre gol, dove c'è stato quel tristissimo proscenio che è il Liberati, perché questo è un altro aspetto francamente triste di una città tecnicamente triste, e questa è la cosa che altrettanto voglio dire mi rende perplesso, perché la Ternana appartiene alla genesi e alla storia di tutti noi, quindi vedere uno stadio ridotto in così poche persone a me fa male. Credo che è ora che ce la piantiamo tutti, credo che è ora che ci riavviciniamo allo stadio, e credo che anche le nostre critiche debbano assumere il sapore di una critica costruttiva, perché poi in fondo la Ternana, alla fine della fiera, rappresenta noi e ci rappresenta in giro per l'Italia. Sì, ma mi spieghi, sta bene, che cos'è discorso... una critica costruttiva? La critica costruttiva potrei... Vabbè, allora, io dico caso. La verità, spesso ho avuto modo di notare il perfido gioco del distruggere, cioè voglio dire, di contestare, di criticare a prescindere, come magari spesso... no? Mi riservo di rispondere. Oh, però, Viceversa, se finalmente cercassimo di spostare con semplicità l'ordine dei fattori, probabilmente non è vero che il risultato cambierebbe. Allora, noi in questo momento abbiamo una Ternana che sta, certo, ha ragione Manini, probabilmente partita con obiettivi diversi, con sì, ma questo lo spieghiamo tutti, non credo, certo, che c'è o che ci sia la volontà di una classifica, se volete, anonima, ma sicuramente tranquilla. Non mi sembra nemmeno un campionato dove ho visto delle squadre, cioè, per carità, non ho visto dei fenomeni, il Perugia stesso, io non sono così come Gigi, cioè non ho goduto più di tanto, perché poi alla fine la guerra dei poveri è sempre un aspetto che non mi soddisfa. Dico, bene, benissimo, allora cerchiamo di trovare una via d'uscita a tutta questa serie di situazioni. A me l'allenatore non dispiace, no, perché no, è comunque uno che c'ha una personalità. Una cosa, però. Punto numero uno. Ecco. No, volevo dire, io da tempi non sospetti, però scatenato un casino. No, ma dato qui con due io qui che no, volevo dire a Lilli che ha sollevato una serie di discorsi interessanti. La prima cosa è che forse dopo il 3-0 non è questo l'argomento da toccare, abbiamo toccato tante altre volte. Però la critica non è un discorso tanto per fare una critica. Sto ragazzo non gioca, nessuno ci dice perché. Secondo me uno dei motivi per cui lo stadio è vuoto è anche perché questi prendono ogni anno decisioni inspiegabili, non le spiegano a nessuno, danno via giocatori, non li fanno giocare. O per esempio un'altra cosa, abbiamo detto Cibocchi, lo stesso Ginez è andato a fare il terzo a fa. Cioè, secondo me la gestione della Ternana, al di là dei risultati, poi ci sono anche delle vicende che la gente non gradisce. Una potrebbe essere questa di Scappi. Per quanto riguarda il discorso tecnico, secondo me il ragazzo può tranquillamente giocare, non ha giocato, è chiaro che noi... Io ti ringrazio, una dose integro un po' la domanda... No, volevo dire dopo una cosa con il discorso Cassano,
Cassano per ultimo. Dico, hai integrato.